tutti e benvenuti a un altro dei nostri incontri del ciclo Cittadini del Mondo. Si tratta di una serie di appuntamenti che, con uno sguardo multidisciplinare ma integrato, cerca di farci riflettere su temi di grande attualità e della contemporaneità. Oggi ricorriamo a una formula un po' diversa rispetto agli altri incontri. Perché? Perché a dialogare con me saranno due studenti del corso di laurea in storia e storia del mondo contemporaneo. Qui con me ci sono Nicolò Meroni, buongiorno Nicolò, buongiorno. E Mattia Sette. Buongiorno. Buongiorno. Due studenti del secondo anno del corso di laurea in storia e storia del mondo contemporaneo e che hanno una particolarità perché hanno frequentato anche l'insegnamento di storia dell'Africa. Ora, il tema intorno a cui ci proponiamo di riflettere oggi, un tema dal titolo L'Africa e le sue guerre che continuano a non fare notizia, è un tema di grandissima attualità, soprattutto se si considera, ma per non fare che un esempio, cosa sta succedendo dallo scorso novembre, anzi potremmo anche dire da un pochettino prima, ma ufficialmente dallo scorso novembre, nel Corno d'Africa. Una situazione a dir poco esplosiva, alla quale però è stato dato a dir poco spazio. I mezzi di comunicazione hanno dedicato a quanto sta accadendo nel Corno d'Africa decisamente poco spazio, nonostante la situazione che lì si sta verificando sia a dir poco incandescente. Ora, dicevo, l'argomento di cui noi oggi cercheremo di parlare, intorno a cui cercheremo di riflettere, ha come titolo L'Africa e le sue guerre che continuano a non fare notizia. E inizierei la nostra chiacchierata da un articolo che è comparso nel 1994 sulla rivista The Atlantic Monthly. In quell'anno il saggista Robert Kaplan pubblicava un lungo, veramente lungo articolo dal titolo assai emblematico per quel tempo. Il titolo dell'articolo era The Coming Anarchy, l'anarchia che sta arrivando. Nell'articolo Kaplan tratteggiava uno scenario a dir poco apocalittico, uno scenario segnato dal propagarsi di numerosi conflitti, conflitti che Kaplan diceva potevano essere assimilati a quelli medievali. Perché questo paragone a un articolo del 1994 che parla di conflitti assimilabili a quelli medievali? Perché? Perché Kaplan nel suo articolo prevedeva per il futuro, per la seconda metà degli anni 90, ma anche per il XXI secolo che si sarebbe di lì a breve dischiuso, Kaplan prevedeva il proliferare di tanti scontri, diversi però da quelli che avevano caratterizzato il passato. Perché? Perché Kaplan sosteneva che gli scontri, le guerriglie che si sarebbero andati verificando negli anni a venire non avrebbero più riguardato gli stati, come no, si era verificato nel vecchio Novecento, nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda Guerra Mondiale e non solo. Gli scontri che si sarebbero andati verificando avrebbero visto come protagoniste degli attori diversi, secondo Kaplan, attori di altra natura, cioè ribelli, cioè gruppi etnici, gruppi religiosi, signori della guerra. E ancora Kaplan diceva che in quel suo articolo sottolineava come il palcoscenico privilegiato di quegli scontri che si sarebbero andati moltiplicando sarebbe stata l'Africa. E in particolar modo l'Africa subsahariana, o ancor di più lui parlava dell'Africa australe. Vi cito un piccolissimo passaggio dell'articolo di Kaplan per farvi capire dove vuole andare a colpire. L'Africa di oggi, diceva Kaplan, ci dà un'idea di come saranno la guerra, i confini, la politica interetnica. Anziché veri e propri confini, ci saranno centri di potere in movimento e l'ultima mappa del mondo sarà una rappresentazione del caos in continuo movimento. Insomma, direi una visione piuttosto catastrofica, no, quella di Kaplan. Ora, secondo me bisogna fare una piccola precisazione per capire ancor di più l'ansia, no, che animava le righe di questo lungo articolo.
Quando Kaplan pubblicava il suo articolo, abbiamo detto che siamo nel 1994, poco meno di 30 anni fa, nel mondo erano in corso, ci dicevano gli studiosi di geopolitica, più di 40 guerre definite civili. Ora, normalmente una guerra per essere definita civile, cosa, che tipo di attori vede protagonisti? Per guerra civile si deve intendere, o si dovrebbe intendere, un conflitto armato che vede contrapporsi da una parte l'autorità dello Stato e dall'altra parte degli attori vari che per varie ragioni vogliono modificare quello che è lo status quo sociale, lo status quo politico, economico, no? O anche delimitare in modo diverso quelli che sono i confini dello Stato. Ok? Quindi questa è la definizione classica di guerra civile. Si tratta però di una definizione un po' ristretta se la adattiamo agli anni 90 del Novecento e anche agli anni a venire. Perché? Perché in questa definizione non rientrano quelli che sono gli scontri interetnici, gli scontri interreligiosi, dove di solito si scontrano e si contrappongono solo dei gruppi, diciamo, civili, dove di solito l'autorità dello Stato non entra in gioco, no? L'autorità dello Stato non necessariamente si vede direttamente coinvolta. Quindi, se ritorniamo a quel 1994, possiamo dire senza grande paura di smentita che i conflitti in atto nel mondo in quel 1994 potevano essere ben più di 40. Ed è questo forse il dato che più di ogni altro, no, come dire, preoccupa il saggista Robert Kaplan. Ora, a fronte di questa rapida introduzione che vi ho fatto, incomincio subito a porvi una domanda. Il pessimismo di Kaplan, quella anarchia che avanza, no? Che è proprio è focalizzata nel titolo del suo articolo, aveva senso in quel 1994 e ancora, era giustificata alla luce della sua contemporaneità, alla luce di quel 1994? Se vi va bene, passerei la parola subito a Nicolò e poi a seguire, no, a Mattia per una sua controrisposta. Vai Nicolò. Sì. Tanto grazie per essere qui con noi. Grazie dell'invito, della possibilità. Allora, per quanto mi riguarda, sì, assolutamente. La lettura che Kaplan dà alla sua contemporaneità è assolutamente giustificata. E gli eventi di quel 1994 parlavano da soli. Cito giusto un paio di esempi. Il 94 è l'anno in cui l'MPLA, il Movimento per la Liberazione dell'Angola, e l'UNITA, l'Unione Nazionale per l'Indipendenza dell'Angola, stipulano una sorta di accordo di pace dopo anni di una sanguinosissima guerra civile per tentare un passaggio verso la democrazia dell'ex colonia portoghese, un passaggio che, tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, non è stato ancora del tutto realizzato. E in più, il 1994 è l'anno del terribile genocidio in Ruanda. Tra il 6, 7 aprile e il luglio del 1994 abbiamo tra le 800.000 e il milione di vittime tutsi. Quindi, in entrambi i casi si può dire che l'ombra dello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica era ben visibile. L'MPLA, per esempio, e l'UNITA rappresentano rispettivamente il blocco sovietico e il blocco americano della situazione, mentre sono stati dimostrati diversi coinvolgimenti internazionali dietro, che si celavano dietro il genocidio del Ruanda. Quindi la guerra fredda, nonostante la caduta del muro di Berlino dell'89, lasciava ancora numerosissimi strascichi nel continente nero, dove, come sempre capita, purtroppo chi paga era sempre la povera gente e chi paga tuttora. Quindi, insomma, per Niccolò Kaplan aveva ragione ad essere così preoccupato. E per te, Mattia, com'è la Anch'io cosa? sono d'accordo con Niccolò e in realtà anche con la lettura di Kaplan, che era assolutamente giustificata per quello che stava accadendo in Africa, ma anche nelle altre parti del mondo, proprio negli anni 90, gli anni 90 in cui Kaplan scrive. Per citare un altro caso importante, al di là di quelli che Nicolò ha già citato, possiamo parlare per esempio del Sudafrica. Nei primi anni 90 il Sudafrica era sulla soglia di una guerra civile che per fortuna Nelson Mandela e gli altri leader che lo seguivano sono riusciti ad evitare, ma
il paese era sulla soglia di una guerra civile. Vorrei ribadire poi anche un altro concetto, un altro dato già accennato da Nicolò, perché i conflitti che caratterizzano gli anni 90 subiscono i reflussi della guerra fredda che ormai era finita. Per esempio, in Angola, appunto, le fazioni in campo si allineavano a uno dei due poli. In Sudafrica l'apartheid era rimasto in piedi per decenni grazie a proprio alla logica della guerra fredda. Una logica che rendeva il Sudafrica dell'apartheid un regime brutale, un alleato essenziale per l'Occidente proprio nello scacchiere africano. Non a caso, infatti, il Sudafrica interviene, nella guerra civile in Angola ed è proprio importante come alleato per l'Occidente. Negli anni 90 invece cosa succede? Cade l'Unione Sovietica, viene meno quella conflittualità che c'era fra i due poli, quello orientale, quello dell'Unione Sovietica, e quello invece occidentale, quello degli Stati Uniti. E quindi la conflittualità all'interno del paese esplode e poi viene meno anche l'apartheid. Un'altra costante di questi conflitti, oltre poi ai reflussi dello scontro bipolare, è anche la presenza di gruppi paramilitari, milizie etniche, milizie religiose, ribelli, al di là delle truppe governative, proprio come sottolineava Kaplan. E queste diverse forze si scontrano fra di loro, quindi non abbiamo in campo diversi stati, abbiamo in campo queste microfazioni che si scontrano, dovremmo dire, nel caos più totale. Perché un altro esempio eclatante è quello della Jugoslavia, dell'ex Jugoslavia, ed è un esempio tutto europeo, al di là dell'Africa. Parliamo di guerre intestine che vedono eserciti regolari affiancati da gruppi paramilitari, milizie etnico-religiose, che si scontrano appunto nel caos più totale. La parola caos è la parola migliore, secondo me. E davanti a questi casi non si può non ritenere giustificato lo scenario di cui parla Kaplan, proprio in virtù di quella che è la sua contemporaneità. Bene, quindi tutti d'accordo con quella che è la visione di Kaplan per la sua contemporaneità, ma secondo voi quel pronostico formulato in quel disastroso 1994, no, che ci ha ricordato Nicolò, cioè è l'anno veramente del genocidio del Ruanda, dove in 100 giorni scarsi vengono a morire, mandati a morte in maniera brutale, no? Quasi tra gli 800.000 e 1 milione di persone, insomma, non poco. Ora, quel pronostico formulato nel 94 è ancora attuale secondo voi? Nicolò, a te Allora, la per parola. quanto mi riguarda è, direi, attualissimo. Se andiamo a vedere la situazione in Africa ad oggi, la maggior parte degli stati africani vivono nell'assoluta instabilità. Se torniamo indietro al gennaio scorso, la Repubblica Centrafricana ha subito l'ennesimo colpo di Stato che ha visto schierati 14 differenti gruppi armati a combattere contro le forze governative, senza poi stare ad aprire l'enorme parentesi che vede la disastrosa situazione del Tigray in Etiopia. L'incertezza è sostanzialmente la quotidianità dell'Africa. C'è un'interessante teoria della rivista di geopolitica Limes, che tra l'altro riprende proprio la parola che secondo me è chiave della situazione, che l'ha detta Mattia, che è il caos. Ovvero questa teoria racchiude l'intero continente africano in una macroregione che viene definita proprio Caoslandia, ovvero un'area che è caratterizzata da stati in cui la dialettica politica è ormai stata sostituita, ma già da tempo, da dittature, colpi di Stato, politiche fallimentari, privazioni della libertà e chi più ne ha, chi più ne metta. Purtroppo mi viene da dire che sarà soltanto il tempo a dirci quando la stabilità ritornerà in Africa, anche se a dirla tutta, notizie come quelle del neocolonialismo cinese non è che facciano proprio ben Di sperare. sperare. Esatto. Però è da non dimenticare, anzi da sottolineare, come queste problematiche in realtà incrementino dei fenomeni che sono globali come le migrazioni di massa e la povertà. E come spesso capita, come sempre capita, è la storia ci sta facendo pagare tutti gli errori che noi abbiamo commesso in passato. Questo perché dico questo? Perché emigrazione di massa e povertà sono due problematiche che si vedono
oggi, nella nostra realtà di tutti i giorni, non di quella, in quella dell'Africa sicuramente, ma nella nostra realtà di tutti i giorni. E il bello è che pochissimi o quasi nessuno ne parla di questi problemi. Quindi, insomma, ritorniamo, no, al problema della poca attenzione da parte del mondo dell'informazione, per una parte del mondo, no, in particolare, che sembra far poca notizia. Mattia, tu come sei? Come ti poni? Sei d'accordo? Consideri Kaplan ancora attuale? Insomma, a te. Io lo considero attualissimo e lo dimostra un esempio assolutamente eclatante che è alle porte del nostro paese, la Libia. La Libia è in una guerra che dura da anni, che è iniziata come una ribellione contro un regime dittatoriale, quello di Gheddafi, ma che poi si è risolta in una guerra civile sanguinosissima, che è tuttora in atto, tuttora fa notizia, senza che esista poi in realtà anche un vero Stato libico. Abbiamo diversi centri di potere che si scontrano fra di loro, diverse milizie, diverse forze. Appunto, di nuovo, caos, solo che definire questa situazione caotica è quasi un eufemismo. Sì. Un altro degli esempi di conflitti tipici del XXI secolo è quello della Siria, un conflitto intestino che vede una costellazione di centri di potere in movimento, in lotta fra di loro, truppe governative, ribelli, gruppi islamici fondamentalisti, milizie etniche, forze straniere e così via. Conflitti come questi si stanno verificando mentre parliamo in questo momento, e ci dimostrano la veridicità e l'attualità di quello che ci ha detto Kaplan nel 94, del pronostico di Kaplan. Ok, ma allora, insomma, noi adesso, voi siete degli esperti in materia oramai, con un orecchio fino rispetto a quelle che sono le vicende africane e non solo africane. Ma allora, a fronte di queste vostre considerazioni, a un non esperto sorgerebbe una domanda spontanea, no? Anche se guardiamo all'estremissima attualità, pensate a quello che sta accadendo, che si è acceso recentissimamente in Mozambico, no? Un ennesimo fronte che si riapre. Ora, la domanda spontanea potrebbe essere: perché le guerre civili e l'instabilità politica sono ancora così diffuse in Africa? E giro questa domanda a Nicolò, perché lui mi pare che nel suo intervento precedente avesse, no, quando parlava un po' di povertà, di immigrazione, avesse un po' accennato, no, a quelle che sono delle colpe che ancora abbiamo sulla coscienza. Nicolò, vai. Sì. Questa si tratta ovviamente, è una domanda a cui è difficilissimo rispondere, perché andrebbero tenute in considerazione numerosissime variabili. Però una cosa su cui possiamo affidarci sempre è ciò che ci racconta la storia, in fin dei conti. Se torniamo indietro al periodo del colonialismo, le potenze europee si sono divise il continente africano a tavolino, cioè non considerando minimamente le entità statali africane che già erano presenti sul territorio e che gli europei conoscevano benissimo, perché intrattenevano dei rapporti commerciali e diplomatici. Quindi, per accontentare questi interessi espansionistici delle potenze europee, sono stati quindi creati degli stati nuovi che non rispecchiavano nel modo più assoluto la composizione etnica che era presente sul territorio africano e quel principio di autodeterminazione dei popoli che andava proprio a formarsi in quel preciso momento, in quegli anni. In seguito, la decolonizzazione ha portato all'indipendenza di stati nati già divisi, che quindi sono contraddistinti da una grandissima instabilità interna e da sanguinosissime guerre civili, come abbiamo parlato fino adesso. Uno storico, Ali Mazrui, uno storico kenyota, proprio riguardo a questo concetto, aveva sottolineato come la decolonizzazione non abbia riportato indietro le lancette della storia. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che una volta che è terminato il colonialismo, non si sono costituiti degli stati indipendenti che appunto rispettassero la reale condizione socioculturale dell'Africa. Con la decolonizzazione, dunque, non è ricominciata, non è ripartita la storia africana con la A maiuscola, perché gli stati indipendenti, i nuovi paesi indipendenti, e se noi prendiamo una cartina dell'Africa odierna lo possiamo tranquillamente vedere e provare, rispettano tutt'oggi i confini territoriali che sono stati decisi dagli europei nell'Ottocento. Questo che cosa significa? Qual è la conseguenza? La conseguenza è che il rapporto originario col territorio da parte degli africani non viene minimamente recuperato. E questo porta, e lo ribadisco un'altra volta, a tutte quelle dinamiche a cui noi assistiamo tutt'oggi, i conflitti interni e le lotte intestine.
Nkrumah, che è stato il leader del Ghana indipendente, aveva capito perfettamente questo concetto. Aveva tentato infatti di ripristinare, di ricoltivare questo rapporto originario col territorio, facendo cosa, ad esempio, sostituendo il nome dell'attuale Ghana che si chiamava Costa d'Oro in Ghana, appunto, quindi africanizzando il nome. E tant'è se noi andiamo a vedere ad oggi il contesto ghanese, comunque se ne studiamo la storia, notiamo che il Ghana è comunque uno degli stati più politicamente stabili, o che perlomeno nella fase di indipendenza non ha visto sul proprio territorio delle guerre civili, proprio per questo recupero del rapporto tra l'africano, il ghanese e il suo territorio. Assolutamente d'accordo con te, Nicolò. Cioè, qua il problema su cui bisogna riflettere è questa continua prevaricazione e affermazione della logica occidentale, no? Anche nei confronti di territori e di continenti che occidentali non sono e che si presume abbiano una storia solo perché è legata a quella che è la storia occidentale, quando noi tutti sappiamo che, insomma, la storia del continente africano è ben lungi, no? Più lunga e più duratura e più profonda di quella che non può essere la storia del solo continente europeo. Ora vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con un'ultima riflessione. Facendo tesoro di tutto quello che voi siete andati dicendo in maniera molto chiara, direi, succinta ma molto chiara. Ora, a fronte di tutto quello che avete detto, si può sostenere che dai primi anni 60 del Novecento sino allo schiudersi del nuovo millennio e anche oltre, si possono identificare sul continente africano, visto che siamo partiti dal concetto di guerre, no? Almeno quattro classi di conflitti diversi che sono mossi e sono giustificati da motivazioni diverse. Ci sono le guerre di liberazione degli anni 60 e 70, no? Cioè le guerre che escono, no, dal processo di decolonizzazione, che erano mosse da motivazioni ideologiche, da motivazioni politiche. Poi ci sono anche le guerre secessioniste, se vogliamo, dove ci sono motivazioni etniche e religiose che portano territori, stati costruiti, come diceva Nicolò, a tavolino, a non resistere insieme e a volersi separare. Ci sono poi anche delle ribellioni, se vogliamo, riformiste, spesso e volentieri con motivazioni ideologiche o religioso-ideologiche, e queste sono veramente delle ribellioni di una profondità e di una complessità incredibile. Poi però, riprendendo il discorso che faceva prima Mattia in particolare, ci sono anche i conflitti tra i signori della guerra, no? E vorrei proprio chiudere focalizzando l'attenzione un secondo su questi signori della guerra, no? Su questi ultimi conflitti, che si caratterizzano per che cosa? Si caratterizzano per la presenza sui territori di soggetti, chiamiamoli così, tra virgolette, che si fanno scudo nel loro agire, sempre dietro immancabili proclami di lotta per l'affermazione della libertà, per l'affermazione della democrazia, per l'affermazione della vera religione. Qui veramente basta pensare a quello che sta accadendo e no, si possono rintracciare i vari territori associabili a queste guerre tra signori della guerra. Tuttavia, però, questi soggetti non mancano neanche di muoversi per perseguire altri obiettivi, o meglio, hanno questi soggetti come obiettivo anche quello di ottenere dei ritorni economici forti, di ottenere il controllo di risorse di varia natura per scopi privati, per scopi familiari, per scopi personali e così via. Insomma, se proprio mi passate questa definizione che sto per dirvi, si potrebbe dire che questi signori della guerra possono essere definiti come una sorta di imprenditori moderni, di affaristi moderni, che ricorrono alla violenza per difendere i loro interessi. Ora, e qui è la domanda, e la rivolgo in particolar modo a Mattia perché è lui quello che ha accennato alla cosa. Questi signori della guerra, imprenditori, affaristi che ricorrono alla violenza per difendere i loro interessi, hanno un loro semplice ritorno, cioè che caratterizza solo loro stessi, oppure il ritorno di questi conflitti che loro mettono in scena va a favore anche di interessi più generalizzati? Cioè,
Questi conflitti, non so se sono stata chiara nella domanda, Mattia, questi conflitti dei signori della guerra hanno un tornaconto solo per i signori della guerra oppure il tornaconto è anche un po' più generale e coinvolge anche altri soggetti, magari dietro le quinte, ma pur sempre interessati? A te la parola. Innanzitutto è importante sottolineare la parola affaristi. Affaristi perché sfruttano la guerra per i propri ritorni economici. Sfruttano le risorse naturali, la manodopera della popolazione che vive in quei territori, controllano i traffici commerciali e persino gli aiuti umanitari. Tutto per un tornaconto economico, quindi non possiamo non definirli degli affaristi. Per esempio, durante i conflitti in Congo e in Angola, i vari movimenti armati si sono arricchiti proprio vendendo risorse naturali preziose di quei paesi, gemme, diamanti, ottenendo un grande tornaconto economico. L'esempio dell'UNITA, che citava prima Nicolò, è calzante perché durante gli anni 90 ha ricavato circa $1 miliardo annui tramite la vendita di diamanti, che è una cifra esorbitante, considerando che non abbiamo a che fare con un'azienda, abbiamo a che fare con un'organizzazione paramilitare, quindi impegnata in una guerra civile. La cifra è enorme. È chiaro che davanti a queste possibilità di arricchimento per questi signori della guerra, per queste fazioni paramilitari, è ovvio che c'è una convenienza rispetto ai conflitti, una convenienza che riguarda proprio i signori della guerra affaristi, chiamiamoli in questo modo. La guerra crea i presupposti per poter praticare abusi, per poter praticare illegalità che invece in periodi di pace e stabilità non sarebbe possibile attuare per ovvi motivi. In particolare questo vale ancora di più per quei paesi poveri, con strutture economiche, militari, politiche, amministrative deboli. Proprio perché in questi contesti di debolezza, sotto tutti questi punti di vista, si possono insinuare questi affaristi. Questi contesti sono favorevoli per lo scoppio di una conflittualità che degenerano in un conflitto armato, che può essere quindi sfruttato per un tornaconto economico. E questo ci riporta all'Africa, perché nell'Africa ci sono una miriade di paesi poveri, caratterizzati da questa debolezza, che allo stesso tempo hanno risorse da sfruttare, che sono appetibili per queste persone che vogliono sfruttare queste guerre per il proprio tornaconto, per i propri interessi. E chiaramente alle spalle ci sono ovviamente altri gruppi di interesse, anche internazionali, non solo locali, perché chiaramente risorse come il coltan, che troviamo per esempio per gli apparecchi elettronici che utilizziamo, i diamanti, l'oro, per ovvi motivi, interessano non solo ai signori della guerra dell'Angola o del Congo, ma a ben altri gruppi economici a livello internazionale. Bene ragazzi, allora, a fronte di questa ultima precisazione di Mattia si potrebbe riassumere con una frase di una tristezza abissale, cioè che non tutti hanno da guadagnare dai tempi di pace o dal ritorno alla pace, anzi i tempi di guerra portano a riempire le tasche di tutta una serie di forze e di interessi. Un'affermazione forte e che comunque deve farci riflettere, soprattutto se pensiamo a quella che è la storia e l'attualità di un continente così complesso, così vasto e così interessante come il continente africano. Ora, io non posso fare che ringraziarvi per questo scambio di considerazioni e di riflessioni e vorrei semplicemente sottolineare come questo che abbiamo fatto è un piccolo esempio di quello che ci piace fare, no, all'interno del nostro corso di laurea, tra docenti, come abbiamo visto negli altri incontri del ciclo Cittadini del Mondo, ma anche che ci piace fare con gli studenti. Insomma, a noi piace lavorare insieme, è un po' il nostro motto, lavorare insieme tra docenti, coinvolgere anche gli studenti. Bene, allora io vi ringrazio ancora veramente per la disponibilità e per la chiarezza con cui avete esposto le vostre considerazioni e non posso che salutarvi e salutare soprattutto chi ci ascolta e invitarvi al prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti. È stato un piacere, arrivederci a tutti. Arrivederci, arrivederci.